Per prima cosa setaccia la farina, mette il lievito nell'acqua a sciogliere e poi pesa lo strutto, lo unisce alla farina e lascia che si incorpora bene e poi unisce tutti gli altri ingredienti. Impasta bene a mano fino ad ottenere un composto liscio e anche se risulterà un po' appiccicoso non bisogna aggiungere altra farina. Lo copre poi con la pellicola e lo lascia lievitare per un'ora. Dopodiché lo stende un pochettino, lo divide in tante parti uguali anche pesandolo. Se volete fare dei calzini siciliani più grandi farete dei pezzi da 90-100 grammi, altrimenti se li volete fare un po' più piccoli da 40-50 grammi. Poi li ricopre di nuovo con la pellicola e li lascia lievitare per un'altra ora. Nel frattempo inizia a preparare gli ingredienti. Lei ha scelto funghi, prosciutto cotto, gamberetti, tonno e insieme metterà anche un pezzettino di mozzarella. Quando sono tutti pronti li mette dentro la teglia con la carta da forno, li copre con la pellicola e li lascia lievitare un'altra mezz'oretta. Dopodiché li spennella con rosso l'uovo e li fa cuocere in forno caldo preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti. Sono troppo buoni. 1, 2, 3, come on!